Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, ricercatore e vittima di controllo mentale. Dal 10 febbraio del 2001, dopo un anomalo fermo della Gendarmeria Nera di Roma, che penso che siano stati anche loro i carabinieri pilotati con i satelliti spia per arrivare in zona piramide attraverso il sistema di controllo mentale, controllo deduttivo in tecnologia di sperimentazione per la manipolazione cerebrale sia dei gli agenti che sono intervenuti il 10 febbraio del 2001, che sia sulle cavie umane che sono state pilotate per arrivare a piramide. Ovviamente tutto questo è una sperimentazione collaudo per creare manciuriani tossicodipendenti e manciuriani kamikaze, che come potete vedere in tutta Europa, grazie all'unificazione del sistema satellitare europeo che opera attraverso i servizi segreti esterni e le agenzie deviate, possono manipolare ragionamenti di persone innocenti e fargli pensare che l'unico gesto che loro possono fare per risolvere i problemi della nazione, i problemi dell'Europa, i problemi del mondo, è diventare dei manciuriani kamikaze ed esplodersi all'interno di posti come chiese, scuole, asili nidi, posti di Stato e posti militari. Tutto questo viene pilotato dai satelliti spia in orbita bassa che sta al nord Italia, che viene collegato anche nei cervelli delle vittime del controllo neurale satellitare, viene collegato attraverso le frequenze sparate nei centri nervosi di persone inermi che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani, e tutto questo per far guadagnare miliardi di euro sia ai servizi segreti deviati che sia alle società parallele che lavorano con gli enti spaziali militari nazionali italiani e europei e che vendono alle agenzie di intelligence di tutto il mondo i satelliti spia in orbita bassa, le armi ad energie dirette, le alte tecnologie che sono elettroencefalografi satellitari che rimodulano e manipolano le frequenze cerebrali di un individuo e gli cambiano i ragionamenti diretti, indiretti, indotti e psicologici. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Per tutte le vittime del controllo neurale che vogliono scrivermi, ribadisco, se siete persone o parenti di carabinieri, poliziotti e finanzieri e venite sottoposti a lavaggi del cervello, torture, attacchi con armi ad energie dirette e siete diventati uditori di voci o siete elettrosensibili, contattatemi su vittime del controllo rurale @gmail.com. Ci metteremo d'accordo, se siete di Roma ci incontreremo e ci metteremo d'accordo come fare la registrazione e testimonianza per pubblicarla, perché vogliamo mandare 300-400-500 registrazioni e testimonianza in tutti i posti militari esistenti in Italia, in tutte le procure, così facciamo capire che non siamo dei pazzi o malati di mente, ma che siamo delle cavie sottoposte ad esperimenti da parte dei servizi segreti militari deviati, che operano e lavorano con l'elettroencefalografo satellitare, con le armi ad energie dirette satellitari, che ci sparano nel cervello 24 ore al giorno. E io credo che molti suicidi che sono avvenuti all'interno di posti militari come caserme, commissariati, posti di Stato, posti politici, posti di governo, che siano oppure persone inermi che all'improvviso impazziscono e fanno delle cose veramente strane, quasi surreali, che siano proprio i servizi segreti deviati a fargliele fare, perché stanno sperimentando i manciuriani kamikaze, presunti terroristi. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia.